Giovedì 28 febbraio 2013, a Milano, nell'auditorium di Palazzo Lombardia intitolato a Giovanni Testori, uno dei maggiori esponenti della cultura contemporanea lombarda, si è svolto il workshop di infoprogetto dal titolo Illuminazione, soluzioni d'arredo, arredamento per ufficio e contract. Giunta la seconda edizione, si tratta di un'iniziativa promossa da Action Group, un evento che ha coinvolto le aziende leader del settore arredo, illuminazione e contract, come Performance in Lighting. Allora, Performance in Lighting nasce qualche anno fa dalla volontà di un imprenditore italiano, Giorgio Lodi, allora proprietario della Prisma Illuminazione, che ha deciso poi di ingrandire il gruppo andando a completare quella che è la gamma di prodotti offerti dall'azienda e quindi non produrre soltanto quello che era la plafoniera classica o il prodotto destinato, diciamo, al grossista, al rivenditore di materiale edile, ma di completare la produzione negli altri settori, quindi illuminazione pubblica, illuminazione stradale, illuminazione di impianti sportivi, esterni residenziali e di centri commerciali piuttosto che negozi, centri di servizi e poi una piccola parte dedicata ovviamente anche all'interno e alla parte di, diciamo, di illuminazione più classica. I nostri marchi di riferimento sono SBP per l'illuminazione stradale con la divisione Urban Lighting per appunto la parte più tecnica, più di design. Prisma, che è l'azienda da cui siamo partiti, e Prisma Architecture, sempre per una suddivisione un pochino più architetturale, per una presentazione dedicata più ai progettisti, e Spittler in Germania, che si occupa di illuminazione di appunto centri commerciali, strutture di terziario, ma con un certo occhio al design e alla decorazione, diciamo. Ma questo format, gli incontri di infoprogetto li seguiamo ormai da qualche anno. Ci sono due persone che sono Clotilde Binfer e Raffaele Marino, che sono i nostri referenti, diciamo, sul posto, e sono quelli dedicati proprio all'attività di B2B, quindi al dialogo con gli architetti. Per noi ovviamente è un piacere poter essere qua per due motivi: uno, per il buon rapporto di collaborazione che c'è con gli organizzatori di questo tipo di convegni, e poi perché da quest'anno, usando questa struttura molto bella, molto moderna, che in parte abbiamo contribuito a realizzare grazie alla progettazione di parte degli esterni, come avete sentito prima dall'architetto Longhi, è per noi un piccolo, come dire, un punto d'orgoglio anche. E la combinazione sicuramente di una serie di fattori positivi che ci consentono di farci conoscere un pochino di più anche sul mercato milanese.